Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro gladiatore giallorosso94 in una nuova puntata della rubrica Talking About. Rieccoci quindi dopo pochi giorni dall'ultimo video di questa nuova rubrica e quindi approfitto di questa pausa pasquale per fare un video, una sorta di resoconto di questi anni di Roma americana. Una gestione americana molto controversa, nel senso che ci sono alcuni tifosi che pensano che stiamo andando sulla buona strada, mentre invece molti altri pensano che la gestione americana finora sia stato un totale fallimento. Allora ho deciso di fare questo video per elencarvi quali sono secondo me i tre lati positivi e i tre lati negativi di questo periodo americano. Prima di tutto voglio partire dai tre negativi. Allora, il primo, senza ombra di dubbio, è il fatto che in questi 5 anni sono arrivati zero trofei, e questo è comunque un dettaglio da non sottovalutare, perché comunque è normale. Se tu in 5 anni non riesci a vincere neanche una misera Coppa Italia, vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. E quindi, secondo me, questo è il lato negativo più importante che vi elencherò in questo video. Il secondo sono delle figuracce che secondo me erano molto evitabili. Mi riferisco ovviamente a tre partite in particolare: il 6-1 col Barcellona, il 7-1 con il Bayern e la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Lazio. Parlando delle due partite europee, bisogna dire comunque che la Roma non è come il Bayern Monaco, come il Barcellona, questo comunque bisogna dirlo, però bisogna dire anche che c'è modo e modo di perdere, perché comunque anche squadre che in Champions League sono veramente misere non hanno perso sempre 6-1, 7-1 contro Bayern e Barcellona. Cioè, comunque il Barcellona, per quanto è forte, non ha sempre vinto facendo 6 gol in Champions League. E secondo me la Roma, guardando il livello tecnico, non è così inferiore da prendere 6 gol contro il Barcellona. Però purtroppo è successo, e questo secondo me è un altro lato negativo: il fatto di aver giocato male queste partite e di aver fatto delle figuracce non solo a livello europeo, ma anche a livello proprio, diciamo, casalingo, con appunto la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Il terzo lato negativo invece riguarda proprio la società in sé per sé, e cioè la mancanza in momenti importanti della stagione. Voglio riferirmi, parlando ovviamente di cose recenti, all'intervista che ha fatto Totti qualche settimana fa. In questo caso la società è stata completamente assente, perché non si è informata prima con Totti per chiedergli cosa avrebbe detto in TV. Praticamente non c'è stata mai, non c'è stata. Diciamo che una società forte e che vuole farsi sentire non avrebbe mai permesso a un suo tesserato di dire certe cose al telegiornale locale. Avrebbe dovuto comunque, perlomeno un dirigente, il presidente o chi sia, avrebbero dovuto parlare prima con lui e dirgli: tu vai a fare questa intervista, cosa dici, cosa mostri a tutto il mondo. E questo è un esempio del fatto che la società non è molto presente all'interno dell'ambiente giallorosso. Quindi questi erano per me i tre lati negativi di questo periodo americano, e adesso vi elencherò quali sono per me i tre positivi. Primo tra tutti, senza dubbio, è la crescita costante della rosa anno dopo anno, perché se proviamo a paragonare soltanto la prima Roma americana con la Roma attuale, c'è una differenza abissale. Adesso vi faccio una sorta di riassunto ruolo per ruolo. In porta avevamo Stekelenburg, quest'anno abbiamo Szczęsny. La difesa era formata da Cassetti, Heinze, Kjær e José Angel, quest'anno da Florenzi, Manolas, Rudiger e Digne. Il centrocampo era formato da De Rossi, Pjanic, che era ancora immaturo rispetto ad adesso, e Gago. Quest'anno abbiamo De Rossi, Pjanic, Strootman, Nainggolan, eccetera, eccetera. Davanti avevamo Bojan, Lamela, Osvaldo, Borini e Totti. Quest'anno abbiamo Totti, El Shaarawy, Perotti, Dzeko, Salah. Quindi, cioè, dicendola proprio così riassuntivamente, c'è una differenza colossale tra queste due squadre, ed è questa una cosa che molti sottovalutano, perché dicono: se in 5 anni non vinci nessun trofeo vuol dire che non hai fatto niente. Ma comunque non è sempre detto che una squadra con il passare degli anni migliori la propria rosa, perché guardiamo per esempio le milanesi nel 2010 e 2011 erano ai vertici del campionato. Quest'anno lottano per arrivare in un posto in Europa, che sia Europa League nel caso del Milan o Champions League nel caso dell'Inter. Quindi invece in questo caso la Roma è stata brava a migliorarsi anno dopo anno, anche con cessioni sofferte come per esempio quella di Menatia, però comunque sono state cessioni che sono servite per portare giocatori importanti come per esempio Manolas, che è arrivato al suo posto e che adesso è secondo me il giocatore migliore della rosa giallorossa. Quindi diciamo che la Roma è stata brava anno dopo anno a migliorarsi sempre di più in tutti i reparti, sia porta, difesa, centrocampo e attacco. Poi è vero che ancora non è una rosa perfetta, perché abbiamo delle lacune, soprattutto
per fare un esempio, come riserve difensive, però comunque la rosa nel complesso è migliorata tantissimo e se continueremo così riusciremo a fare una rosa completa e a raggiungere gli obiettivi che ci prefisseremo a inizio stagione. Il secondo punto positivo è senza dubbio la crescita degli obiettivi stagionali. Per esempio, il primo anno di Roma Americana l'obiettivo era arrivare in Europa, principalmente Europa League. Negli anni dopo è sempre aumentato Europa League, tutto quanto, fino ad arrivare al minimo terzo posto. Infatti adesso l'obiettivo minimo della Roma è di arrivare in Champions League, quindi c'è stato un grande miglioramento di mentalità e di obiettivi e questo non potrebbe mai succedere se appunto la rosa non fosse migliorata anno dopo anno. Quindi diciamo che questi due punti si collegano, la rosa è migliorata, di conseguenza anche gli obiettivi sono migliorati. In ultimo, il terzo punto che secondo me è una cosa positiva che ha portato la Roma americana è la crescita del brand in tutto il mondo. Come tutti sappiamo, gli americani sono un po' il popolo principale per far crescere qualcosa a livello di marketing, eccetera, eccetera. E il fatto che questo brand venga sponsorizzato in tante parti del mondo è sicuramente una cosa positiva perché accresce non solo il valore della squadra a livello mediatico, ma permette appunto di conseguenza di ricevere più soldi, appunto, di gestire meglio la rosa che scenderà in campo. Quindi è tutta una conseguenza. Più la squadra cresce a livello mediatico, più si fa conoscere tutto quanto, più magari un giocatore è spronato ad andare in quella squadra perché ne parlano tutti, Roma di qua, Roma di là, Roma di su, Roma di giù, e anche un giocatore è anche più spinto per andare in quella squadra. No, ovviamente non basta far conoscere il proprio marchio, la propria squadra, però sicuramente è una cosa positiva da non sottovalutare. Quindi questo era, diciamo, un mio riassunto dei 5 anni di cordata americana, quali sono stati i lati negativi e i lati positivi di questo periodo. Fatemi sapere nei commenti quali sono per voi i lati positivi e negativi di questo periodo. Fatemi sapere se siete più soddisfatti o delusi di quest'annata, se vi aspettavate qualcosa di più, qualcosa di meno. Fatemi sapere quello che volete nei commenti. Vi ricordo, per chi non l'avesse saputo, che ho riaperto il canale di gaming Gladiatore Games con il gameplay di Pokémon Rosso. Adesso più avanti porterò altre parti, ma comunque per chi non se ne fosse accorto, l'ho riaperto e potete iscrivervi cercando Gladiatore Games sul motore di ricerca. Questo è tutto per questo video e ci vediamo alla prossima. Un saluto dal vostro Gladiatore Giallorosso94. Ciao ragazzi!